hanno fatto vedere queste due, c'è solo da imparare. Adesso io inviterei, prima del moderatore e colui quale poi modererà questo nuovo incontro che ha il titolo Le nuove frontiere della cittadinanza e la sfida dell'accoglienza, prima coloro i quali interverranno, così poi dopo io cedo la parola al moderatore e lui andrà di lungo. Io premetto che siamo quasi in orario, siete stati bravissimi. E ogni moderatore ha a disposizione 7-8 minuti, così evitiamo di stringere, vai, abbiamo tutto il tempo comunque. Intanto facciamo una alla volta, li chiamiamo e gli facciamo un grande applauso. Il primo che chiamiamo è proprio Filippo Grigolini, che viene da Verona, candidato a Verona con un bellissimo risultato, quindi veramente, veramente un esempio sul territorio. Benvenuto Filippo, grazie, ciao. Grazie anch'io, grande. Allora Filippo, appunto da Verona, poi chiamiamo il grande Giuseppe Brienza, firma famosa del quotidiano La Croce, Joseph Brie, benissimo, vieni, vieni Giuseppe. Benvenuto a bordo, diceva quello, ciao, benvenuto. Andiamo avanti con un grandissimo applauso a Adinolfi Raffaele, popolo e famiglia Campania. Una zona e una terra che merita tutto il rispetto e tutto il nostro pensiero. Benvenuto Raffaele. Tutto buono, voglio, tutto buono, state buono, va. Bene, poi abbiamo di nuovo in elenco qua Cristina Zaccanti e Lucianella Presta, che quindi se li vedo, se le vedo, perché queste qui siamo di nuovo in pista, quindi Cristina e Lucianella sono qua che arrivano di corsa, potevi stare su. Benvenute, loro vengono dal Piemonte. Che silenzio! Un altro applauso, dai. Carissime, benvenute di nuovo. Ciao Luciana. Allora, dov'è? Appena l'ho visto arrivare, quindi sono sicuro che c'è. Lo chiamiamo sul palco, avvocato, saggista, uno che ci fa vedere anche dal Popolo della Famiglia TV. E gli facciamo un applauso a questi del Popolo della Famiglia TV che sono in diretta tutti i giorni. E li ringraziamo per la loro disponibilità. Massimiliano Fiorin, Max, eccolo qua. Benvenuto Massimiliano, dal nostro capoluogo di regione. Ti cedo il microfono, hai già capito com'è, quindi a te la parola e un grande applauso di nuovo. Buona. Grazie, grazie a tutti. Mauro mi ha già anticipato e tolto il lavoro perché lui ha già presentato i nostri relatori di questo incontro. Io adesso forse dovrei allungare un pochettino per dare tempo a chi di noi è andato alla messa delle 11 di rientrare, ma insomma non lo farò perché è così, insomma è a colloquio con qualcuno di più importante e comunque avrà senz'altro tempo di raggiungerci. Oh, adesso io non vi ripresento perché l'ha già fatto, vi chiedo un altro applauso, questo sì, perché, e vi dico subito che non sarà l'ultimo che vi chiederò in questa mattinata, perché è senz'altro la cosa più importante. Io sono chiamato a fare il moderatore, ma più che moderare avrei intenzione, come dire, di fare capire che non c'è bisogno di essere moderati su quello che stiamo per dire, perché stiamo per parlare delle sfide dell'immigrazione tra cittadinanza, accoglienza. E quindi di qualcosa che credo che possiamo dirlo subito, per noi che condividiamo un'ispirazione cristiana, in questo periodo è motivo magari non necessariamente di perplessità, probabilmente le idee noi le abbiamo molto chiare, però se tanti di noi si trovano addirittura in un certo imbarazzo, questo sarebbe pienamente giustificato, perché effettivamente si pone la domanda: ma che cosa deve pensare, come si deve porre di fronte a questa sfida che abbiamo, che ci riguarda tutti, la sfida dell'immigrazione, dell'accoglienza, dell'integrazione, delle tensioni che inevitabilmente si creano e che noi le vediamo tutti i giorni, quindi non possiamo nascondercele. Ecco, come si deve porre chi vuole dare una risposta a questi problemi seguendo una ispirazione cristiana? Come ci si deve porre per quanto riguarda la sua partecipazione alla vita pubblica, il suo impegno politico, ma anche come ci si deve porre nei confronti a livello della vita quotidiana, perché noi parliamo di sfide che ci riguardano tutti anche quando non siamo impegnati attivamente nella politica, anche quando non siamo qui a fare, ad essere il popolo della famiglia.
tutte le volte che noi usciamo per strada, che prendiamo un autobus, che andiamo a fare la spesa al supermercato e troviamo insomma di fronte a noi lo spettacolo di questa immigrazione molto forte, che siamo richiesti di accogliere, ma che ci rendiamo conto quanto sia faticoso effettivamente per noi accogliere. Ed ecco, vi ripeto, per chi ha un'ispirazione cristiana questo può essere anche motivo di imbarazzo, perché effettivamente sembra che di fronte a questo problema noi non sia dato poterci anche chiedere chi siamo noi. Abbiamo ancora un'identità? Se noi poniamo i problemi difendendo la nostra identità collettiva, di popolo, abbiamo il diritto di farlo, oppure siamo chiamati a diluire e a perdere la nostra identità di popolo, la nostra cultura, di fronte a questa sfida che avviene? E insomma, se sentiamo tante cose che ci vengono dalla gerarchia istituzionale della Chiesa, sembra che veramente la nostra identità di popolo non sia la priorità del momento. È per questo che noi che siamo popolo, prima di tutto, forse di fronte a questo ci possiamo sentire in imbarazzo. Però, come abbiamo detto anche ieri, io ascoltavo l'introduzione di Mirko, il popolo della famiglia vuole essere una risposta di terza via tra il sovranismo. Credo che in questi giorni, anzi proprio oggi, adesso io non sono informatissimo perché non ho seguito stamattina, ma ci sono dei convegni di forze politiche che si dichiarano sovraniste e quindi danno una risposta sovranista di fronte a questo problema. Altre che danno una risposta globalista. Ecco, noi siamo la terza via tra il sovranismo e il globalismo. Cerchiamo di dare una risposta diversa, ispirata ai principi della dottrina sociale, a queste nuove sfide dell'integrazione e dell'accoglienza, ma anche quella della difesa della nostra identità. Perché noi che siamo qui proprio per sentirci popolo, dobbiamo affermare il diritto di capire prima di tutto chi siamo noi. Perché se non capiamo chi siamo noi, non potremo neanche offrire delle risposte politiche a queste sfide che ci vengono da fuori e da chi tante volte, lo abbiamo detto ieri, avete sentito la presentazione del libro di Mario Dinolfi, sembra veramente non avere voglia di integrarsi, di non avere voglia di fare popolo insieme a noi. Quale risposta dare? Adesso non ve lo dico io, per il semplice motivo che abbiamo qui cinque relatori che cercheranno di dare la risposta. Immagino che sia partita la diretta, io adesso non guarderò sul telefono per vedere se ci sono degli interventi che possano, come dire, dare qualche spazio al dibattito. Non abbiamo ancora stabilito una scaletta di intervento, cosa facciamo? Partiamo da qui, andiamo in là? Voi le ultime, quindi gli ultimi saranno i primi, anche la lettura del Vangelo di oggi. E quindi seguiamo, manda avanti i maschi, sarebbe già contestata per questa affermazione, cominciamo con te Raffaele che sei centrale, per resto la lettura di oggi, gli ultimi saranno i primi, non per dire che tu sarai ultimo, però ti facciamo cominciare Raffaele, comincia tu, il tema vi ha già introdotto il nostro ottimo Mauro Torini. Porti il microfono, li puoi stare seduto, guarda. A tutto! Giuro qui che la tiravo in lungo perché aspettavo l'applauso, la prossima volta ve lo devo dire. Raffaele, cominci tu, ci penso io a vedere la diretta. Innanzitutto devo ringraziare. Posso? Preferisco parlare un po'. Innanzitutto devo fare un attimo di ringraziamenti che non sono ringraziamenti di maniera, ma sono ringraziamenti sentiti a chi ha organizzato questo evento in maniera perfetta, e quindi invito tutti a fare un applauso a Mirko e a tutti i collaboratori, perché lo sforzo organizzativo per mettere su una cosa del genere non è da poco, dimostra grande capacità e credo che noi dovremmo utilizzare tutti quanti anche diciamo, una sorta di fertilizzazione incrociata, di incremento delle capacità e delle conoscenze, dovremmo utilizzare anche tutti eventualmente consigli per organizzare cose del genere, perché la manifestazione è riuscitissima, e quindi ancora grazie a Mirko e ai suoi collaboratori. Poi volevo ringraziare, lo ripeto, non è un fatto diciamo formale, ma le persone che con noi hanno costruito il popolo della famiglia. Innanzitutto tutti quelli che... No, microfono!
Innanzitutto tutti quelli che sono qui presenti, grazie, perché avere sempre un pubblico presente che si fa carico di fare centinaia di chilometri a proprie spese, passare due giorni, dedicare due giorni della propria vita, toglierli alla famiglia magari quando non è potuta venire tutta la famiglia, è significativo e vi assicuro che non è assolutamente scontato, è una forza che noi abbiamo e quindi io la sottolineo. Meglio? Sì. È una forza che abbiamo perché ci sono dei valori che ci spingono a muoverci e quindi li dobbiamo sottolineare ogni volta, perché sono il grande entusiasmo che abbiamo e che fa di noi un popolo, il popolo della famiglia. E ringraziare quindi chi l'ha costituito, Mario innanzitutto, Gianfranco, io vorrei, noi siamo un partito aconfessionale, quindi io vi chiederei un pensiero per Gianfranco che in questo momento sta andando in Cile, chiamato dalla conferenza episcopale cilena per sostenere i nostri valori e poi per chi invece la pensa come magari anche una religione. E poi il popolo della famiglia TV, Emanuela, Francesca Centofanti, gli altri collaborano loro perché ci consentono di avere uno strumento di comunicazione. Noi ieri eravamo in macchina, abbiamo fatto un po' tardi perché io avevo un impegno professionale importante a Roma, quindi siamo arrivati verso le 5-5:30, però la prima oretta di conversazione tra Mario e Costanza Adriano l'abbiamo sintetizzata perfettamente, quindi ci siamo poi agganciati, non abbiamo perso una virgola di questo incontro e so che tramite Facebook parecchi ci seguono. Anche sui profili dove la pagina viene condivisa e io l'ho condivisa oggi in questo momento per un motivo che è molto vicino al tema di cui parleremo e che vorrei dire subito: un attestato di vicinanza ai vigili urbani che a Salerno 20 minuti fa, un'oretta fa, 20 minuti fa la notizia, sono stati aggrediti da extracomunitari i quali pretendevano, una volta fermati, di continuare a smerciare illegalmente sul lungomare prodotti, tra l'altro contraffatti. Quindi vicinanza alle forze dell'ordine. Questa è la festa nazionale della croce, oltre che un momento di incontro del popolo. Il microfono era meglio quello a Volevo fare una riflessione, è già stato detto diverse volte, ieri Costanza ha pubblicamente ringraziato Mario per la capacità di scovare notizie, ha parlato del testo legislativo che ha fatto non si sente. La gente dice che si sente poco, su Facebook lo si sente. Mangialo. Bravo. Allora, dicevo, ieri Costanza ha ringraziato pubblicamente Mario per la capacità di scovare le notizie. Mario ovviamente Giovanni Marco Tullio e tutte le firme della Croce, per la capacità di scovare le notizie e di vederle dal nostro punto di vista, che è un punto di vista preciso e che ci consente di vedere la realtà e di trovare le notizie anche quando queste sono sottaciute. E ha ricordato appunto come nel testo legislativo, nelle pieghe del testo legislativo, era nascosta la possibilità di introdurre il turismo in affitto, cosa che poi è stata fermata. Ma oltre questo, io vi ricordo che è merito di Mario e della Croce se tutta Italia ha saputo che il ministro Fedeli era stato infedele nel proprio curriculum quando aveva dichiarato di essere la laurea. Ma questo discorso vale per tutto, perché il giornale La Croce ha un punto di vista antropologico, oltre che per molti di coloro che collaborano anche partitico, preciso, che gli consente appunto di vedere la realtà, come diceva sapientemente Giovanni Marco Tullio, che non vedo, in maniera problematica, raffinata e popolare. E quindi ci vuole un dovuto ringraziamento alla Croce, ma su tante cose, quando noi sentiamo anche Stampa e Vangelo la mattina, Mario ci dice una serie di informazioni che vengono sottaciute dalla stampa. Io voglio fare un esperimento. Qualcuno di voi si ricorda cosa è successo 10 giorni fa alla solfatara di Pozzuoli? Che è successo? Una famiglia è caduta e sono morti. E come è successo? Sono scivolati. Perché un bambino. Allora, ve lo dico per farvi capire come la potenza delle informazioni plasma le informazioni, mi assumo le responsabilità di quello che dico. Io il giorno in cui è successa la tragedia ero a casa,
la prima notizia si apre una voragine nella soffradale di Pozzuoli, muore un bambino con i due genitori che cercavano di salvarlo. Poi questa notizia è andata avanti durante la giornata e alla fine la notizia che è uscita fuori, e che quella che voi mi avete detto adesso, è che un bambino ha scavalcato un'area vietata e si è avvicinato alla fangaia, dove c'è, diciamo, fango in ebollizione, si è aperta e quindi... Ero a tavola il 12 settembre, il giorno del mio anniversario, con mia moglie e mio figlio. Stavamo parlando di questo, la tragedia. Noi i primi di settembre o fine agosto siamo stati alla soffradale con mio figlio, quindi parlavamo di questo argomento. Ebbene, mentre ne parlavamo, vedendo le foto sul telefonino, mio figlio a un certo punto mi fa: papà, ma non è vero, come non è vero? E guarda, questa è la foto dove ci sono io. Vedi che la transenna va verso l'interno, quindi il buco è all'esterno. Allora io mi assumo la responsabilità di quello che dico. Non c'è nessuna, c'è un'assoluta certezza che il buco che si è aperto è all'esterno del perimetro protetto della fangaia. Però c'è la necessità di far sapere agli altri, e quindi a voi, che forse il bambino ha scavalcato, non ha scavalcato. Mi assumo la responsabilità, e se volete, mi dispiace, non sapevo, pensavo fosse all'aperto, perché altrimenti mi avrei fatto vedere la foto e mio figlio mi ha tratteggiato l'ombra e mi ha dimostrato lui di 10 anni che quella foto con taglio piccolo in realtà era, non faceva vedere bene, ma in realtà il buco era all'esterno. Cioè sostanzialmente, ovviamente nessuna, non voglio addebitare nessuna responsabilità a, diciamo, ai gestori della solfatara, dove tra l'altro, perché io ci sono stato 20 giorni prima, dove tra l'altro le visite guidate si facevano così, i scolaretti si mettevano in cerchio, la guida prendeva un grosso masso, lo lasciava cadere e si sentiva il rimbombo, si faceva sentire il rimbombo per spiegare che sotto c'era un po' di vuoto. Allora questo per dire che cosa? Innanzitutto che secondo me è un fatto imprevedibile, non dovuto all'imperizia dei gestori, perché lì a 2 metri dal buco che si è aperto c'era l'ambulanza, c'era la macchina della polizia, ci stava un camion giù, quindi su 100 anni non è successo niente. Se è successa una cosa, ognuno attribuisce a fatto, a chi vuole, però non è secondo me un fatto di imperizia. Però la notizia che è passata è cambiata nel giro di 2 ore, dalla prima notizia ANSA a si apre coraggio in Pozzuoli, è uscito che questo bambino ha scavalcato. Quindi come è importante l'informazione e come è importante avere dei punti di vista e quindi degli strumenti di comunicazione che fanno vedere le realtà come sono, e questo la Croce, ovviamente sui temi di cui si occupa, lo fa in maniera egregia, lo fa veramente in maniera egregia. D'altra parte, l'altra caratteristica che la stampa ha, che veniamo un po' più al tema di cui parliamo oggi, è quello di utilizzare i titoli in maniera, diciamo, scorretta, è una parola forte, ma comunque per indurre la formazione di un'idea che poi magari molto spesso non coincide con quello che è il contenuto. E allora, ovviamente io di solito ormai ci rinuncio, prima mi preparo i discorsi e poi dopo non li leggo mai, perché ieri, tornando in albergo, ecco il resto del Carlino, quindi essendo il resto del Carlino non l'avevo potuto leggere a Salerno, le islamiche denunciano le violenze, l'imam tende la mano a Minniti. Ah, la dichiarazione forte. Poi vai a leggere e, cosa che il 90% dei lettori non fanno, perché il 90% delle persone guardano foto e titoli, vai a leggere e leggi: la comunità non ha poteri in materia, ma se un uomo usa violenza a una donna, lei può all'inizio consigliargli di non farlo più e se poi continua eventualmente denunciarlo alla pubblica autorità. Titolo: le islamiche denunciano la violenza. Ovviamente è una forzatura clamorosa di questo titolo. Io non lo so, io per fortuna ho un figlio maschio, ma Mario non c'è, ma gli avrei chiesto cosa avrebbe fatto lui se avessero usato violenza su sua figlia, gli avrebbe consigliato di non usare più violenza oppure di avere dato uno sganascione staccicandogli. No. Questo per dire come la stampa è micidiale. Noi siamo una vittima, un sistema di stampa che ci descrive e ci dipinge in maniera completamente diversa da quello che siamo, veramente in maniera completamente diversa da quello che siamo. Noi siamo persone aperte, accoglienti, moderate, però questo non significa che siamo aperti a tutti. Io credo
che su queste tematiche, soprattutto su quelle di cui ci occupiamo noi, i valori non negoziabili, siamo proprio massacrati, nel senso che la stampa travisa sempre quello che noi diciamo, travisa sempre quello che noi sosteniamo. E quindi dobbiamo, scusate, sono distratto perché è entrato un attimo mio fratello, quindi lo saluto, ne approfitto anche se è un fatto privato. Dicevo, noi veniamo molto spesso travisati perché noi abbiamo una visuale e chi vuole metterci in difficoltà ci dipinge in tutti i modi, omofobi, xenofobi, bigotti, medievali. Io non penso che ognuno di voi avrà avuto qualche epiteto del genere. Penso invece che ci sia sotto questo tentativo di ignorarci o denigrarci un problema serio, che è un virus. Io, Mirko, dove sta Mirko? Si è andato. Io non sono troppo d'accordo con sua posizione sui virus. Io credo che ci voglia un virus, un vaccino obbligatorio, ma non solo per i bambini, per le mamme, per i papà e per gli adulti, ma non contro le malattie, bensì contro il perbenismo imperante, il politicamente corretto. E ovviamente cerca di mettere in cattiva luce, o comunque di disegnare in maniera diversa chi la pensa diversamente appunto dal politicamente corretto. E a proposito di politicamente corretto e del tema di cui parliamo oggi, vi devo leggere e raccontare un fatto che è successo a Salerno, ma che ha avuto un'eco nazionale. Un avvocato, la dottoressa Carmen Di Genio, ha, durante un convegno pubblico, mi sembra che sia anche magistrato onorario, credo, ma non ne sono sicuro, membro della commissione pari opportunità in corte d'appello, pronuncia in un convegno pubblico la seguente frase. Scusate se ogni tanto mi viene da ridere, ma fate finta che sto piangendo invece che ridendo, perché è veramente una tragedia. Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia, su una spiaggia, non si può violentare una persona. No, non possiamo. Ha ragione. Non possiamo castrare. A parte che un avvocato, ieri facevo la battuta, un avvocato delle persone non si possa, ma lasciamo stare l'errore grammaticale. Ma scherziamo, non possiamo pretendere che un africano non sappia che su una spiaggia non si possa stuprare una donna. Infatti lo fanno. Ora, questa frase è stata detta in un convegno pubblico, è stata ovviamente attenzionata anche da esponenti politici che ovviamente ci hanno marciato, chi ha chiesto l'allontanamento, chi ha chiesto fatto interrogazioni parlamentari, eccetera. Questo è fuori di dubbio. Lei ovviamente è stata invasa sulla sua bacheca Facebook da una serie di improperi, ovviamente. Improperi, i più semplici erano quelli che dicevano: ma vorrei vedere tua figlia a quel posto. Ovviamente in prove dette sessisti, c'è mancato solo l'omofobia lì, perché là non ci azzeccava proprio, quindi non c'è stato. E lei è stata in silenzio. Ma la cosa tragica, a mio modo di vedere, è che dopo 7-8 giorni, l'altro ieri o 3 giorni fa, esce sul Mattino, 8 colonne, la difesa della Di Genio, la quale dice che innanzitutto è stato in silenzio a soffrire per le minacce e gli insulti che ha ricevuto e anche le minacce di morte su Facebook. Ora ovviamente su Facebook ognuno scrive, c'è un po' di violenza, questo fa parte dello strumento, non ti puoi lamentare. Mario riceve 80.000 insulti al giorno, anzi io vi dico che il numero di Mario Adinolfi, io sapete come l'ho saputo? Perché un mio fratello, non quello che è andato in sala, scrive sul Mattino, e una volta ricevette una lettera minatoria. Lui si chiama Massimo Adinolfi, però quelli hanno detto a Mario Adinolfi, loro sbagliarono, lo mandarono per posta per lei. E quindi lui si procurò il numero di telefono di Mario e gli fece recapitare questa lettera. Diciamo che ovviamente lui è abituato agli insulti su Facebook, questo giudice forse era un po' meno abituato e quindi ha sofferto un po' di queste cose. Però è normale che se tu dici delle frasi devi aspettare. Ma la cosa tragica, dove io dico a mettere entrata, glielo volevo dire, la cosa tragica è che ha insistito sul tema. Cioè questo, dopo una settimana, esce 8 colonne del Mattino, dice: sono stata zitta, ho subito violenze,
verbali, minacce, anche mia figlia ha subito minacce, sempre su Facebook. E quindi devo dire che il mio discorso è stato ampiamente travisato, decontestualizzato e poco compreso. Scusate, la frase era precisa, non possiamo pretendere che un africano sappia. Io mi rifiuto di sentire. È stato decontestualizzato, non è vero che ci parlava di quello. Vedo magistrati in questa sala, no? Poco compreso, non è vero perché era chiarissimo. Però lei prosegue. Dovete sapere che nel Congo esiste il fenomeno del gang rape, che è un selvaggio e crudele stupro di gruppo, che spesso resta impunito. Cioè significa che anche là è reato, però spesso resta impunito nel Congo. E allora noi prendiamo le lezioni culturali, diciamo, dalla grande tradizione culturale del Congo e le facciamo nostre, non sì. Continua e aggiunge, questo dopo 8 giorni con frasi scritte, quindi pensatissime, non frutto di già mi avete capito male, è sfuggito una gentile, no. È quindi dovere del paese che accoglie approntare un valido strumentale di prevenzione idoneo ad evitare il ripetersi del terribile recente episodio di violenza di Rimini. Cioè, è dovere nostro. Quindi lei conferma esattamente quello che aveva detto prima. Noi non possiamo pretendere che loro sappiano, è dovere nostro andargli a spiegare questo. Ho capito, ma a parte che anche in Congo è vietato, e se non funziona la polizia in Congo non è che possiamo farcene carico noi, ma andare a dire che è nostra responsabilità se succede una tragedia è perbenismo puro, è buonismo puro, è un finto modo che serve a colpevolizzare noi, i quali non abbiamo nessuna colpa. Ma noi purtroppo li castriamo appena arrivano. No. Sì. Questa è una soluzione. Io non sono nella castrazione. Tutti congolesi. Finisco con due o tre considerazioni. Avrei voluto parlare un po' del fatto che con lo Ius Soli si estende la cittadinanza a tutti e come se la toglie a tutti, non la ne ha nessuno. Ok, allora solo 2 minuti per considerazioni politiche importanti. Ci tengo a fare. Microfono. Allora, noi stiamo raccogliendo, sono un po' anche fuori dal tempo, però le devo fare. Noi stiamo raccogliendo una sfida per presentare le liste a Ostia, quindi chiunque di noi si consulti l'agenda, allora, amico, Roma, lo telefono e chieda se sta a Ostia oppure se conosce qualcuno a Ostia in tutti i paesi, perché noi dobbiamo raccogliere le firme e siccome siamo un partito politico, questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti quanti, e siccome siamo una comunità, tutti quanti dobbiamo cercare di dare una mano. Così come dobbiamo pensare anche a conoscere qualche consigliere comunale, perché tra qualche mese saremo chiamati a raccogliere 150.000 firme per presentarci alle elezioni politiche, e quindi già da adesso, se ognuno di noi comincia a pensare, a prescindere dal partito, a un consigliere comunale che ci dà una mano nella raccolta e nella replica delle firme, secondo me è una cosa giusta. Ultima cosa, non la dico per rispetto ai relatori, perché altrimenti sforerei troppo. Grazie di tutto e grazie dell'attenzione. Ok, grazie. Facciamo un applauso anche alla mia collega Carmen Di Genio, perché come diciamo noi avvocati, nomen omen. Giuseppe Prienza, stare in piedi preferisci? Allora mi metto dietro al posto tuo, perché volevo realizzare un sogno di infanzia di fare Maurizio Costanzo Show, che mi metto dietro e vi faccio la domanda. Ma invece lo faccio dai piedi. Allora, ci parlerà di Ius Soli, qui bisogna urlare nel microfono perché sennò la diretta Facebook non viene. Leggevo su Avvenire 3 giorni fa, parlava all'inizio di imbarazzo, siamo tutti in un imbarazzo tremendo, perché a leggere Avvenire, se tu non sei favorevole allo Ius Soli, sei come minimo un becero populista, un ignorante, uno che non ha capito niente, uno che crede alle fake news,
Quindi adesso dai al popolo cristiano delle fake news, perché a questo punto sembra che veramente dici veramente quello che altri non dicono riguardo agli Ussoli. Ti passo, mi metto dietro, ti prego di urlare nel microfono perché pare che sennò non viene la diretta. Devi stare qui perché c'è anche un problema di illuminazione. 8 minuti. Dammi che io sto in piedi perché ho seguito le lezioni di Fabio Corriero, quindi anzi mi muovo anche. E in questi ultimi mesi è stata una continuazione la posizione del PDF sugli Ussoli, la posizione, che cosa dice, l'immigrazione, tutti i 7 minuti saranno sugli Ussoli. Io non sono nessuno, però ho chiesto al direttivo nazionale se posso dire quello che stavo dicendo, quello che vi sto per dire, e sono stato autorizzato. Mirko De Carli ha citato Fantozzi, ecco, potrei dire e finire così: il DDL sugli Ussoli però bando agli scherzi, io sono un tipo piuttosto serio, però cercherò adesso di essere anche un pochino leggero. Allora, il DDL S17, così si chiama, ha diversi aspetti che politicamente noi non approviamo, e dal punto di vista, e questo per rispondere a Massimiliano, ci sono almeno due profili che sono contrari al nostro modo di vederla, perché non è che un dettato da eseguire. La dottrina sociale della Chiesa porta dei principi che poi politicamente il laico cristiano cerca di mettere in pratica. Adesso dirò subito quali sono questi principi che noi come popolo della famiglia disapproviamo, e quindi diciamo, non dico quella parola del grande Paolo Villaggio, ma diciamo un no al DDL Ussoli. Nel libro di Maria Di Norfio, Capiamo e Moriamo, ci sono anche qual è la proposta, quindi del popolo della famiglia sull'immigrazione, no? Allora, perché siamo contrari agli Ussoli? Come ha accennato anche Raffaella Di Norfi, non si tratta di estendere la cittadinanza col DDL. Ora dirò quali sono le due condizioni che prevedono questi irresponsabili per dare la cittadinanza a circa 800.000 minori, perché se il DDL Ussoli entrerà in vigore, secondo alcune stime, porterà a 800.000 minori figli, nella grande maggioranza di islamici, un'intera città come Palermo. Ecco, l'Eurabbia in Italia, la prima città, sarebbe in seguito a questo DDL, che non vorrei essere un menagramo, ma siccome l'abbiamo già visto con i vaccini, diventa emergenza, e quindi non è più DDL, ma diventa DL, e la differenza è notevole, perché DL vuol dire decreto legge. Ora, perché è contraria alla dottrina sociale della Chiesa? In primo luogo perché prevede una totale e automatica sostituzione dello Stato alla famiglia, perché nell'attuale ordinamento italiano la cittadinanza da parte dello Stato in maniera automatica è data solo in un caso, ed è un caso che risponde anche al solidarismo cristiano e laico della nostra Costituzione. Cioè nel caso in cui il minore, per motivi particolari relativi alla sua nascita o al suo arrivo, rischi di rimanere senza cittadinanza. Quindi, per evitare la politia, appunto, l'ordinamento attuale prevede l'attribuzione automatica, cioè lo Stato si sostituisce e attribuisce la cittadinanza al bambino, insomma al neonato. Ora, nel caso del DDL sullo Ius Soli invece, questo intervento sostitutivo è automatico e su tutti i neonati che rispondono alle due condizioni che adesso dirò. Ma attenzione, che questi neonati la avrebbero una cittadinanza, perché avrebbero la cittadinanza dei loro genitori. Quindi in questo caso la dottrina sociale della Chiesa non può approvare una sostituzione automatica, obbligatoria, della decisione della sovranità della famiglia. Quindi, come minimo, per rendere questo DDL conforme alla dottrina sociale della Chiesa, si sarebbe dovuto posticipare l'attribuzione della cittadinanza al 18° anno di età. Ora, quali sono queste due condizioni? Perché, scusate, ma io sono abituato a fare quadro. Quindi, il DDL Ius Soli, diritto del suolo, prevede che al minore nato nel suolo italiano da un genitore, uno che abbia risieduto legalmente
5 anni, quindi non un italiano, ovviamente, si attribuisce in maniera automatica e obbligato della cittadinanza. La seconda condizione, chiamata in maniera irrazionale ius culturae, prevede che l'attribuzione della cittadinanza sia assegnata a un figlio di stranieri, appunto, che abbia seguito 5 anni di scuola e superato almeno un ciclo scolastico. Ora, perché dico irresponsabile? Perché, come sappiamo bene, ad esempio mi viene in mente una signora che abita qua vicino, che è madre di uno dei criminali che hanno investito con Pullman a Westminster degli europei, una signora che abita qua vicino, in provincia di Bologna, una delle 21.000 donne italiane che si sono sposate con degli slavici, ecco, circa più che raddoppiati sono i matrimoni misti, soprattutto di donne sposate con islamici, diciamo così, soprattutto nordafricani. E Mario Di Nolfi ci ha ripetuto, sta anche nel libro, che nel nostro paese i convertiti dal cristianesimo all'islam sono centinaia di migliaia e il 55% sono donne. Ora, perché ho detto questo? Perché il passo successivo allo ius soli è addirittura devastante e non più 800.000 come da stime è stato stimato. Faccio un esempio, lo ius soli è previsto solamente negli stati americani, del Nord America e del Sud America tranne la Colombia. Allora, non ce lo chiede l'Europa, va bene? Perché nessuno Stato europeo ha un ordinamento sulla cittadinanza ispirato agli ius soli. Ora, faccio l'esempio del Canada. Il Canada, come gli Stati Uniti, ha uno ius soli puro, va bene? Mentre il DDL S17 prevede uno ius soli temperato, ma noi sappiamo bene che si aprono le brecce e poi subito dopo i varchi e le greve sono immediate. Il Canada prevede che basta che uno dei due genitori sia nato all'interno del Canada e se il figlio è nato fuori dei confini del Canada, anche in questo caso si applica lo ius soli. E ritorno quindi alle donne italiane sposate con islamici. C'è un signore che si chiama Gian Ettore Cassani, è il presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, tra l'altro non è neanche cattolico, è lontana dalla nostra posizione. È di Salerno. Allora, Gian Ettore Cassani fino a qualche anno fa diceva l'80%, negli ultimi anni dice il 70%, dice il 70% di donne italiane che sono sposate con islamici subiscono, e si parla di avvocati, quindi un collettore anche di notizie di reato, subiscono violenze, abusi e pressioni pesantissime da parte dei loro coniugi, perché ovviamente il diritto di famiglia islamico è il contrario di quello naturale cristiano. Ora, voi pensate bene, dovesse non sia mai, il povero di famiglia c'è per dire no, e lo dirà in tutti i modi, dovesse passare addirittura con decreto legge, perché non lo metteranno nei programmi, perché sappiamo bene che il popolo italiano che vive nelle strade, negli autobus, nelle piazze, sente il problema in maniera concreta, reale. Lo mettono in un decreto legge. Il passo successivo è di aprire anche a questo ius soli puro, in cui, come sappiamo bene, i figli di matrimoni misti, va bene, con donne italiane e padri islamici, portano all'educazione, tra virgolette, o indottrinamento dei figli da parte della comunità islamica, il che vuol dire che spesso sono materialmente trasferiti, perché i diritti delle donne su questo non ce l'hanno, le madri, ecco, diciamo meglio, sono trasferiti nei paesi in cui ci sono scuole coraniche, e questo che cosa può far capire? Che è una colonizzazione a distanza, perché se il passo successivo allo ius soli moderato previsto dal decreto di legge in approvazione passa allo ius soli puro, capiamo bene come abbiamo una vera e propria giuridicamente prevista
islamizzazione della nostra società. Ora, io volevo pure aggiungere una parola sul pontefice, perché è bene anche, come è stato insomma indicato, anche se veramente questi minuti sono molto difficili, diciamo, per trattare questo argomento. Allora, il pontefice ha sintetizzato, e su questo concludo, con quattro parole, in un discorso fatto a febbraio di quest'anno al Forum Internazionale sulle Migrazioni. Ha sintetizzato in quattro parole, dicevo, la posizione, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa sull'immigrazione e quindi anche sulla cittadinanza, perché i due aspetti sono strettamente collegati. Ora, queste quattro parole sono accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Io sono convinto che una buona parte di questi amici cominceranno un po' a starcere il naso, però siccome noi abbiamo un grandissimo rispetto per i leader religiosi di tutte le religioni, no? Ma a maggior ragione dobbiamo avere rispetto e direi se cattolici amore verso il Santo Padre, andiamo oltre il titolo. Allora io vi dico solo tre aspetti, avendo la fortuna di poter leggere nella loro integralità, insomma, i discorsi che magari noi per fretta, per tanti problemi, vediamo strumentalizzati, sintetizzati in maniera arbitraria dai grandi media. Allora, accogliere, va bene? Allora, il Papa, quando parla di accoglienza, parla anche di un ingresso. Sì, sì. Non so che sono ingrato, ma quando si parla del pontefice non c'è mai tempo. Parlare, per favore. Interessante. Grazie. Okay. Ma comunque concludo in pochissimi, veramente, secondi. Allora, dicevo, accogliere. Il Papa, nello stesso discorso, parla di un ingresso sicuro e legale. Ecco, non dico altro, però ricordiamolo che accanto alla parola accoglienza c'è anche questo. Accanto alla parola protezione, il Papa ha aggiunto che la protezione inizia nella terra di origine e quindi parla di informazioni certe, sono tutte citazioni testuali, certe, certificate alle persone che stanno per partire e soprattutto di assoluta contrasto alle pratiche di reclutamento illegale. Anche queste sono parole testuali del Papa, vicino alla parola protezione. E concludo con la terza, perché poi l'integrazione ci sarebbe da dire anche altro, perché il Papa non fa altro che riprendere i principi della dottrina sociale della Chiesa, su questo non innova assolutamente. Dicevo, la terza parola è promuovere, e quindi vuol dire avere rispetto anche delle tradizioni, dei costumi, delle religioni, qualora ovviamente non sono in contrasto con i cardini del diritto naturale cristiano. Però nello stesso tempo il Papa è nella stessa importanza del rispetto per le comunità che arrivano qui in Italia e in tutti gli altri paesi, ovviamente, perché il Papa parla al mondo, ricordiamolo, è diverso il Presidente della Conferenza Episcopale che parla all'Italia. Parla di rispetto dei diritti delle comunità di accoglienza, e questo mi sembra abbastanza significativo. E come vedete, queste tre piccole specificazioni mettono sotto tutt'altra luce le quattro parole sparate lì e che hanno fatto addirittura parlare del Papa a favore di un disegno di legge di uno dei 186 paesi del mondo che è in approvazione al Parlamento. Diciamo no e cerchiamo di informarci, anche perché oltre a essere il Papa e il capo della Chiesa Cattolica, siamo un movimento aconfessionale ma ispirato alla dottrina sociale cristiana, e quindi questa va conosciuta nella persona in atto che la applica e la interpreta nel modo più autorevole e bello e chiaro, che è il Santo Padre. Grazie. Grazie.